Che cosa bevano gli attori nei film? Chissà quale mistero si cela dietro tutte le scene di pellicole o serie TV in cui vediamo un personaggio, un attore, un'attrice sorseggiare quello che è un cocktail, un alcolico, un caffè, chi lo sa. Oggi vi andrò un po' a parlare di tutti i trucchetti che vanno un po' a fregare lo spettatore facendolo credere che l'attore stia facendo quello che sembra stia facendo. Ma in realtà sappiamo bene che comunque un film o una serie sono fatte apposta per far credere al telespettatore tutto quello che vogliono. E oggi ve ne andrò a parlare. Io sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Come ben sapete ci sono delle scene che vanno rigirate, 20, 25, 30 volte, non so se ricordate bene, tipo il bacio tra Harry Potter e Cho nel quinto capitolo è stata girata ben 27 volte solo per un bacio. Quindi pensate un po' se un attore deve girare costantemente una scena in cui beve un alcolico. Arrivi al 25esimo bicchiere che invece di parlare o recitare caschi in terra. E quindi, diciamo, un trucco, un modo per cercare di non far succedere questo, il regista lo deve pure avere. E quindi oggi ve ne andrò un po' a parlare. Ovviamente quando si tratta di cocktail, vino, birra o superalcolici, diciamo che viene molto usata l'acqua. Ovviamente la vodka è trasparente, quindi acqua in sostituzione ci può stare. Riguardo il tè invece, viene usata l'acqua colorata con il caramello, che gli dà una colorazione un pochino più marroncina, diciamo. Invece se vedete un attore bere una birra di color marrone, sta bevendo in realtà acqua. Per quanto riguarda il vino invece, viene usata acqua con del colorante, quindi se è rosso, un colorante che lo faccia diventare quel colore. E quindi, porca miseria, lì ti smontano ogni cosa, soprattutto quando mostrano dei marchi importanti in alcune scene dove magari stanno bevendo, che ne so, uno Chateau dell'84, un vino invecchiato da migliaia di euro e in realtà stanno bevendo acqua col colorante e lì te la smontano. Come anche quando bevono whisky, eccetera, è soltanto acqua con caramello oppure con un colorante e niente. Quando invece vanno a bere il caffè, per la maggior parte delle volte sono tazzine vuote, difatti raramente si può intravedere il caffè, proprio la parte liquida, in un film. Di solito c'hanno o il bicchiere chiuso del caffè da sport oppure la tazzina che comunque non si vede mai. Ci sono stati comunque dei film in cui si stava un po' per capire, come in House of Gucci Lady Gaga, che si era un po' lamentata di quella scena. Però comunque se il regista ci dà un'impronta abbastanza buona, voi non ve ne accorgete neanche. Perché comunque anche al di là della fiera uno deve ricordarsi che tutto ciò che vede in un film o una serie è pura finzione, dall'inizio alla fine. Quindi è ovvio che tutto ciò che vediamo, tutto ciò che viene fatto, debba essere irreale, almeno per quanto riguarda l'organismo umano. Se una persona beve tanto o mangia tanto per fare un film, è ovvio che una volta che ha finito di girare non si sente bene perché deve fare altro. Quindi per tenere separate queste cose è giusto anche che i bisogni primari che noi intravediamo in queste pellicole siano finzioni solo per le pellicole. Quindi come abbiamo visto anche sul mangiare, sul fare l'amore e così via. Quindi è tutta una questione di regia. Se un buon regista riesce a fare una cosa del genere si può dire che sia un grande. E noi ce la beviamo. Anche se in alcune scene si capisce un po' che mangiano un po' per finta, come è successo in The Big Bang Theory, tante volte li vediamo mangiare, giocare col cibo, masticare, far finta di masticare, perché comunque anche la masticazione, anche lì c'è da rivederlo, perché lo stesso discorso va anche col drink, riguardo quando si inghiottisce. Vedere un attore che inghiottisce non è bello sul grande schermo, e quindi raramente noi vediamo un attore ingerire, che sia liquido o che sia cibo. Quindi è ovvio che qualsiasi cosa loro stiano bevendo, ci sta anche che lo risputino subito dopo la scena. Non vedrete che tanto il mio cervello resterà sobrio. Perché nemmeno l'alcol riuscirà mai a fermarlo. Il mio cervello è superiore, non è un cervello come gli altri. Bevi. È un super cervello. Bevi. Il mio cervello è inarrestabile. Il mio cervello. Da lì in poi non ricordo più nulla.
E dunque sono arrivato alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia un po' incuriosito, perché comunque sono cose che non ci chiediamo tanto spesso, ma quando ce le chiediamo diciamo: ah, ma è vero, chissà come fa. E quindi un pochino stuzzica un po' l'interesse. Il prossimo video che voglio fare è sulle droghe, come gli attori assumono le droghe. Quindi se siete veramente intenzionati a vederlo, cliccate like, commentate, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivediamo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!